Si è svolta questa mattina a Torre del Greco, con partenza dall'Hotel Poseidon, la terza tappa del tour bike benefico organizzato dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. All'iniziativa di solidarietà hanno partecipato gli ex calciatori Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara, oltre a numerosi cicloamatori che hanno dato adesione alla cicloturistica che aveva il Vesuvio come sede di arrivo. La prima tappa organizzata in collaborazione con la Federazione Cannavaro Ferrara è un avvenimento che si svolge ai fini di benefici, quindi insomma stiamo facendo una raccolta fondi per la Casa del Sorriso di Napoli, quindi insomma questa dolce collaborazione con la Fondazione Cannavaro. Come nasce l'idea e perché coinvolgere questo territorio? L'idea nasce dall'estate scorsa con i primi appoggi con la Fondazione Cannavaro, abbiamo collaborato su un altro progetto e ci è venuta in mente insieme ad altre persone di creare una sinergia e una serie di tappe che hanno visto come prima tappa Roma-Napoli, poi si è stata fatta la tappa di Caserta ed oggi la tappa del Vesuvio per questa grossa raccolta fondi. Ma qual è la fotografia sportiva della città di Torre del Greco riguardo al settore ciclistico, che comunque sul territorio è un settore in crescita? Diciamo che è un settore molto in crescita, il settore ciclistico a Torre del Greco vanta tre o quattro associazioni di livello nazionale abbastanza importanti, tra cui mi vanto di citare la mia, che è una delle più grosse della Campania, e stiamo facendo belle cose, lo dico veramente con molta sincerità e onestà. È un'assoluta novità per noi, ringraziamo tutti i ragazzi che ci hanno supportato in questa iniziativa che va a finanziare la Fondazione Cannavaro Ferrara e i suoi progetti, i progetti che la Fondazione Cannavaro Ferrara porterà avanti. Per me è un'assoluta novità scalare le pendici del Vesuvio, o meglio, almeno in bici non ci sono mai stato, però sarà una bella esperienza. La Fondazione Cannavaro Ferrara porta il nome nostro, ma in realtà è di tutti coloro che vogliono sostenerci fondamentalmente. E quindi noi siamo felici di tutto ciò, perché senza l'aiuto e il supporto di tantissime persone non potremmo portare avanti i nostri progetti, e quindi insomma oggi è sicuramente una giornata bella, di sport anche se vogliamo, però una giornata molto significativa. Quando nasce e perché nasce la Fondazione Cannavaro Ferrara? La Fondazione Cannavaro Ferrara nasce 18 anni fa per volontà mia, di Fabio, di Paolo, di mio fratello. Noi pensiamo di essere stati fortunati nella nostra vita e quindi l'idea è quella di restituire qualche cosa al territorio che ci ha cresciuti. Noi ci mettiamo la faccia, però grazie poi alla gente che ci sta vicino riusciamo a fare veramente delle belle cose. C'è bisogno del supporto di tutti quanti, c'è bisogno del supporto di chi comunque ha la possibilità di aiutare il prossimo, e sicuramente chi è più fortunato non dico l'obbligo, ma lo deve fare. Dai. Io non nasco ciclista, è una passione che mi serve per cercare di mangiare di più, e lo faccio per bruciare qualche caloria, e sicuramente oggi il fatto di andare sul Vesuvio, io quando l'ho fatto la prima volta un po' mi emozionai, però è tosta. Questa mattina a Torre del Greco qual è l'aspettativa, soprattutto qual è l'emozione nel risalire alla cronoscalata del Vesuvio? È quella di arrivare fino alla fine, perché il Vesuvio sicuramente è impegnativo e c'è un po' di stanchezza, ma cercheremo di arrivare fino a su. Bellissima iniziativa, devo dire la verità, è fantastica sotto questo aspetto, e poi è una manifestazione anche a livello nazionale che comunque porta il nome della nostra città in giro, e questa è una delle prerogative che ne vogliamo. Dobbiamo solamente ringraziare gli organizzatori che hanno pensato a Torre del Greco. Lo sport nel suo programma elettorale ha un ampio spazio, lei ritiene si possono immaginare, considerati gli spazi del territorio urbano, piste ciclabili o comunque piste che possano incentivare lo sport ciclistico?
Assolutamente sì, io ho già anche chiesto a loro di incominciare, diciamo, a dialogare, perché vorrei che nella nostra città si incominciassero anche a creare più manifestazioni, non solo appunto ciclistiche, ma di coinvolgere altri sport che possono vedere i ragazzini, insomma, perché per i ragazzi lo sport deve essere, oltre che un divertimento, anche, come dire, una disciplina sostanzialmente, ma anche un modo di vivere.